Storie di un minuto. All'inizio degli anni Ottanta, Adriano Papalardo, grande amico di Lucio Battisti, è una giovane promessa della canzone italiana. Appena pubblicato il suo primo album dal titolo Non mi lasciare mai. Lucio adora la voce di Adriano e ha già lavorato con lui a diverse canzoni, ma in quel periodo non ne vuole più sapere della musica. Dopo tanti anni di successi, ha deciso di ritirarsi dalle scene e vive un periodo in cui si dedica alle sue grandi passioni, il mare e il dolce far niente. Un giorno i due si incontrano per caso al mercato di Ponte Milvio, a Roma, dove stanno facendo la spesa. A furia di chiacchierare, è ora di pranzo e l'appetito si fa sentire. Lucio ha comprato delle patate, Adriano dei pomodori pugliesi. Decidono di andare a casa insieme e di cucinare una bella padellata di patate alla pizzaiola. Davanti ai fornelli nasce l'idea dell'album Immersione, uscito nel 1982. Racconta il loro comune amore per le onde e le profondità degli abissi. 10 strabilianti canzoni con i testi della storica paroliera di Renato Zero, Franca Evangelisti, e i suoni di Greg Walsh, che ha già curato Una giornata uggiosa e Una donna per amico. La supervisione artistica è di Lucio Battisti e le musiche di Adriano Papalardo. In due, nel blu, per sentire il cuore battere sul serio. Potete ascoltare l'album su tutte le piattaforme di streaming e sulle playlist della numero 1. Storie di un minuto, da un'idea di Danilo Di Termini e Marta Blumi Tripodi.